Grazie, buon pomeriggio a tutti. Non pretendo certamente di fare una sintesi del periodo storico a cui si riferisce il tema che è oggetto della seconda traccia, perché, come accennava prima Nino Boeti, è tutta la storia repubblicana. E non vorrei neanche fare una esegesi o una, come dire, un'ermeneutica del titolo, perché come ogni tema, come ogni testo, anche questo titolo è un piccolo Mosè che viene affidato alle acque di chi lo raccoglie, e quindi ciascuno poi lo interpreterà e lo espliciterà secondo la propria creatività. Vorrei dare qualche linea per arginare un po' il timore o lo smarrimento che potrebbe assalire di fronte a un tema che appunto riguarda un periodo della nostra storia così ampio e così vasto. Parleremo del titolo, vi parlerò un po' di quelle che sono le scansioni del tema, ma vorrei partire con la storia di un personaggio che è emblematico dell'inizio, perlomeno, della nostra storia repubblicana e delle trasformazioni che l'hanno accompagnata, caratterizzata e segnata, sia in termini di volontà di cambiamento, sia in termini invece di freni, di inibizioni, di rallentamenti. Tommaso Brachetti, sarò brevissimo, avrei potuto prendere tanti altri personaggi di chiara fama. Questo è un personaggio cuneese, era il vice direttore, il vice responsabile dell'ufficio politico provinciale. Personaggio medio nella gerarchia del fascismo locale, responsabile però dell'arresto e della uccisione proditoria di Duccio Galimberti. Era responsabile dell'ufficio politico provinciale, protagonista di molti interrogatori, protagonista di molte condanne, viene arrestato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si fa un po' di mesi in carcere e poi viene liberato. Diventerà ufficiale della Guardia Forestale, le Guardie Forestali, e per non farsi mancare niente parteciperà anche ad un tentativo di colpo di Stato nell'80 e morirà nel suo letto. Avrei potuto appunto citare altri personaggi ben più importanti, il camerata Kesselring, capo delle forze militari tedesche in Italia, responsabile delle grandi stragi che hanno caratterizzato soprattutto la ritirata dell'esercito tedesco dopo il 44, è lui che emana la circolare che dice ai suoi ufficiali: non temete, nessuno sarà punito anche se violerà le leggi internazionali e le leggi di guerra, eccedete finché volete. Anche il camerata Kesselring torna in Germania, si fa qualche mese di carcere, nel 52 diventerà consigliere militare del presidente Adenauer. Allora, questo per dire che i cambiamenti in Italia soprattutto, ma nell'Europa del dopoguerra, del secondo dopoguerra, hanno avuto grandi istanze di rinnovamento, ma hanno avuto anche al loro interno, nelle radici stesse del motore, chi ha frenato, chi si è fatto portatore di istanze di continuità, di conservatorismo. Allora, il titolo ha due termini importanti, il titolo del secondo tema. Repubblica, perché nel termine repubblica ci sta questa cosa pubblica, è un tema importante nella traccia, e la trasformazione della società italiana. Repubblica sta ad indicare che la res pubblica è qualcosa di cui tutti siamo protagonisti, ed è proprio questa una delle linee di fondo della traccia che abbiamo elaborato insieme ad Enrico Manera e a Riccardo Marchis. Uno degli aspetti importanti è proprio voler sollecitare questa presa di coscienza che la Repubblica è qualcosa veramente di tutti, e la trasformazione della società italiana sta ad indicare una processualità ancora in corso. Non vorrebbe essere un tema che guarda soltanto al passato, al contrario vorrebbe sollecitare una riflessione sul fatto che
La storia ha dei prima e dei dopo, ma ci sono dei dopo in cui noi ancora siamo protagonisti. Una riflessione che vorrei fare alla fine, ma l'anticipo. La didattica della storia sempre di più sta diventando questo, insegnare storia è sempre più questo. Sottolineare le faglie, i passaggi che nella storia sottolineano la presenza di un prima e di un dopo. Prima della scoperta del fuoco e dopo la scoperta del fuoco, prima della caduta dell'impero romano e dopo la caduta dell'impero romano. La Costituzione, il 45 e il 46, marcano un passaggio tra un prima e un dopo in cui il dopo non è ancora concluso, perché del dopo ancora noi siamo pienamente protagonisti e sarebbe importante che i ragazzi capissero che anche loro sono ancora protagonisti, perché questo dopo è tutt'altro che concluso. Questo è il titolo. Il testo, se volete, lo leggiamo velocemente. Ho evidenziato alcune parole chiave, scandendoli in tre momenti. Nell'immediato dopoguerra, ampie aperture e forti speranze di cambiamento, sicuramente presenti, percorrono la società italiana uscita dal secondo conflitto mondiale, attraverso le prove durissime dell'occupazione nazifascista e della resistenza. Permangono, accanto a queste speranze, a queste aperture, tenaci ostilità conservatrici nel corpo sociale e negli apparati pubblici, questo è importante. In particolare nelle regioni meno toccate dal movimento di liberazione e dall'occupazione. Riprendo tra un attimo questo paragrafo. La battaglia politica per la Repubblica rappresenta anche simbolicamente il referendum monarchia-repubblica, uno snodo essenziale di questo confronto nel quale emergono ceti sociali prima conculcati, poi li elenchiamo, donne, operai, contadini, privi di rappresentanza. A questa si lega il dibattito e il varo della Costituzione, nella quale trovano posto soggetti e loro diritti, ai quali la svolta repubblicana offre inedite prospettive di cittadinanza, opportunità di emancipazione, strumenti per accedere agli spazi di partecipazione. Sono tre termini che danno il senso del fatto che nulla è compiuto. Sono prospettive, sono opportunità, sono spazi, ed è proprio su questo che vorremmo con il tema far riflettere i ragazzi, nel senso che la Costituzione non è un dato, non è qualcosa di concluso, non è una garanzia di democrazia e di partecipazione, è uno spazio, una possibilità. Per contro, numerosi sono gli ostacoli che questi incontrano sul cammino verso la piena assunzione del ruolo che la Carta Costituzionale riconosce loro. E l'indicazione è questa: approfondire la condizione dei soggetti individuali e collettivi interessati dai processi di emancipazione che si avviano nel dopoguerra, ed ecco qua gli esempi, ma sono solo esempi, perché abbiamo individuato dei ceti, delle rappresentanze che sono le donne, i contadini, gli operai, ma potremmo parlare anche di spazi, di lavori, di occupazioni, di professioni che sono state per molto tempo dimenticate, che hanno trovato spazi di realizzazione attraverso l'analisi di uno o più casi significativi. È un tema che davvero si presta molto bene a prendere spunto da episodi, vicende, personaggi. Parlo di un Don Milani, per dire di chi ha promosso emancipazione, ma parlo anche dell'infermiera di Valle, che ha dedicato il proprio lavoro a far prendere coscienza alle donne della Valmaira, alle donne della Valchisone, dei propri diritti e delle proprie possibilità. Davvero credo che questo tema offra la possibilità di prendere spunto da vicende personali, da storie narrate, raccontate, ed è per questo che c'è una ricca filmografia, per accompagnare, sostenere la riflessione verso temi più ampi. Allora, i tre paragrafi vanno un po' in questa direzione. Il primo, una presa d'atto di quella che è la situazione del dopoguerra. Si esce da un ventennio, ma soprattutto si esce da una stagione bellica che ha distrutto il territorio su più fronti. C'è da ricostruire e non è solo una ricostruzione economica. Allora c'è una grande speranza di cambiamento, ma ci sono anche ostilità conservatrici, soprattutto in quegli spazi, in quei luoghi, in quelle aree geografiche italiane dove minore è stato il tempo della guerra di resistenza, della liberazione, dove
la liberazione è stato qualcosa di offerto, di condiviso, ma senza tutta la fatica che hanno provato le regioni del centro e del nord Italia. La parte centrale individua nel periodo del referendum Repubblica-Monarchia uno dei momenti cardinali di questo, di questa dialettica tra novità, rinnovamento e ostacoli che invece si frappongono ad un rinnovamento sostanziale. Teniamo presente, lo citerò più tardi, Nenni che dice il vento del nord si è fermato, ma proviamo anche, e sarebbe molto bello anche come spazio di riflessione, andare a leggere i discorsi dei protagonisti della stagione partigiana negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, laddove venivano consegnate medaglie alla memoria, laddove venivano consegnate onorificenze. Io penso a Dante Livio Bianco quando Einaudi arriva a Cuneo e che dice con coraggio: non è questa l'Italia che sognavamo, che è una frase coraggiosa. Allora, è un po' il corpo del testo e poi qualche indicazione appunto metodologica. Approfondire la condizione dei soggetti individuali e collettivi, perché davvero con la Costituzione si è aperto un grande spazio di cambiamento, di rinnovamento, di partecipazione, ma sono state spesso figure individuali, anche soggetti individuali, che hanno preso sulle proprie spalle il peso di un rinnovamento reale, per far sì che accanto alla Costituzione formale ci fosse una Costituzione materiale che davvero governasse i cambiamenti. L'invito è ad andare appunto su casi, uno o più casi ovviamente, per far quasi rispecchiare i ragazzi, gli studenti, in persone che non sono stati numeri, non sono stati ceti, ma sono stati soggetti che hanno operato delle scelte, che hanno pagato di persona. Ci potrebbero essere tre piani, a mio avviso, di riflessione. Una con una curvatura più storica, speranze di cambiamento, ostilità conservatrici, si possono andare a vedere le forze in campo, chi si è schierato da una parte, chi dall'altra, le radici anche dei due fronti. La monarchia in meridione, ricordiamo i dati del referendum, in meridione prevale la monarchia complessivamente. Potrebbe essere appunto uno spunto di riflessione. Un altro spunto potrebbe essere quello di andare, ad esempio, a leggere sui giornali d'epoca gli argomenti, il dibattito politico, che ha visto schieramenti trasversali, anche all'interno magari di certi partiti, in particolare la Democrazia Cristiana, quali sono state le argomentazioni dell'uno e dell'altro fronte. Un'altra curvatura potrebbe essere quella giuridico-sociale, che vuol dire riflettere ad esempio su quella definizione che è stata coniata da La Salle di costituzione formale e costituzione materiale, ripresa poi appunto in Italia da Mortati, cercando appunto di approfondire e sul piano giuridico quale può essere la distinzione tra la costituzione di carta e l'insieme di quelle istituzioni, di quelle consuetudini, di quelle abitudini, di quelle culture che poi governano in realtà la vita sociale e istituzionale di un paese. E poi ci potrebbe essere un terzo aspetto, che a mio avviso è quello che potrebbe essere più attuale, più ricco, ed è quello di far riflettere, a partire da quel che accade nell'Italia del 46 e degli anni successivi, riflettere appunto sulla Costituzione come strumento, dicevo, come spazio, come opportunità in una dimensione, in una prospettiva processuale. I ragazzi appunto si ricordava che faranno, che parteciperanno al concorso, sono ragazzi nati nel 97, davvero il periodo della Costituzione, gli anni successivi sono anni che sono un po', come dire, delicati, perché della memoria della resistenza, della Prima Guerra Mondiale hanno sentito parlare molto, degli anni successivi hanno magari sentito parlare più direttamente per esperienza dei nonni o meglio ancora dei genitori. Questi anni, gli anni del cambiamento, quelli che vanno dal 46 alla stagione del terrorismo e della strategia della tensione, sono anni che rimangono un po' in bilico. Allora, far riflettere i ragazzi sul fatto che possono essere protagonisti
al di là di ogni retorica, potrebbe essere uno degli scopi di questo titolo. Qualche spunto per una contestualizzazione, ripeto, non vorrei fare nessuna sintesi perché non sarebbe una pretesa assurda, ma qualche spunto. Quando si parla all'inizio delle prove durissime da cui esce l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, si può tradurre in dati, perché vuol dire parlare di una stagione in cui la disponibilità dei prodotti alimentari era dimezzata rispetto a quella del periodo precedente la guerra. Messo 100 il costo della vita nel 38, il costo della vita nel 46 è 2700, che vuol dire 27 volte in più. L'anno dopo 5300. Di lì a poco inizierà un percorso di deflazione, ma sono anni in cui la vita veramente costa molto cara, con una produzione industriale ridotta ad un terzo, perché anche qua fatta 100 la produzione pre-bellica, nel 45 la produzione industriale scende a 29. Un po' meglio le cose stanno per quanto riguarda l'agricoltura, perché l'Italia rimane comunque un paese agricolo, ma intanto la produzione è quasi anche qua dimezzata. Case distrutte 1 milione, in un periodo in cui ancora non esistevano tutte le case del piano Fanfani, dell'edilizia popolare, delle stagioni successive. Quindi davvero una situazione molto molto dura quella da ricostruire. Così come da ricostruire c'è un'immagine internazionale dell'Italia, perché l'Italia, ricordiamo che nel 47 viene definita paese vinto e conquistato nel preambolo del trattato di pace, e soltanto 4-5 anni dopo questo trattato i termini e le parole verranno modificate, e solo nel 55 noi entreremo all'ONU con diritto di voto. Allora, in questa situazione di distruzione, per non parlare poi ovviamente della distruzione di una guerra civile che di fatto è stata, tra un'Italia del Nord, un'Italia del Sud, ceti, in questa situazione di distruzione economica, politica, internazionale, ci si rende conto che non basta restaurare, riportare indietro gli orologi della storia al 1921. Perché qui non ci sono più solo diritti individuali da recuperare e da reinstaurare, ma ci sono dei diritti sociali che prima del 22 non c'erano. C'è da incidere su strutture ventennali, perché 20 anni, 22 anni di fascismo hanno inciso profondamente in termini di propaganda, di formazione degli insegnanti, di burocrazia, di amministratori. E quindi si tratta veramente di ricostruire dalle fondamenta un'economia, una società e anche una politica. Perché per 20 anni, penso all'analisi, al racconto di Nuto Revelli, davvero anche le menti più illuminate hanno subito il fascino e la forza della propaganda di regime. Un'opera e un impegno che richiedono veramente la partecipazione di tutti. Partecipazione di tutti che inizialmente c'è, e lo si coglie ad esempio dalla struttura della Costituzione e della Costituente. Ci sono anime molto diverse, cattolici, socialisti, liberali, comunisti. Ci sono generi, per la prima volta le donne non solo votano, ma sono parte della Costituente, sono solo 21 su tutta la Costituente, ma comunque una presenza significativa, che dà il senso che c'è la disponibilità a superare pregiudizi inveterati per collaborare, davvero coinvolgere tutta la società in un suffragio realmente universale. Persino il sindacato è unito in questo periodo. Ricordiamo che la CGIL, che nasce nel dopoguerra, è un sindacato unico, anche qua c'è l'anima cattolica, comunista, socialista, liberale, si scinderanno più avanti, ma anche la nascita del sindacato unico dà l'idea di questo desiderio, di questa volontà di collaborare tutti insieme alla ricostruzione. In quest'ottica, in questa direzione, va anche l'amnistia proposta da Togliatti, che accanto a grandi ferite, anche in provincia di Cuneo ci furono episodi in cui gli ex partigiani si armarono e tentarono insurrezioni dopo la notizia dell'amnistia, ma accanto a questo sale versato sulle ferite, di fatto contribuisce effettivamente alla ricostruzione, almeno ideale, di un clima unitario. Ma questa collaborazione si incrina molto presto, un po' per il clima di guerra fredda che ben presto si instaura, ma fin da subito, siamo alla fine del 45,
la Democrazia Cristiana riesce a far sì che la Costituente non abbia, la futura Costituente, alla futura Costituente non vengano attribuiti i poteri legislativi, perché il timore è che l'anima comunista presente all'interno, l'anima progressista presente all'interno della Costituente faccia emergere norme legislative non condivise. Come dicevo, è Nenni stesso che nel dicembre del 1945 esclama: il vento del nord si è affievolito, quasi spento, ed è la constatazione di un testimone del tempo. Questa constatazione, dicevo prima, tornerà più volte, sarebbe davvero una delle linee che si potrebbero anche imboccare, leggere i discorsi di commemorazione partigiana. Vado veloce, arriva il referendum il 2 giugno, è un dibattito fortemente condizionato. E voi direte, è inevitabile che fosse così, c'erano in gioco la monarchia e la repubblica, ma è fortemente ideologizzato, non soltanto legato ad una forma istituzionale, ma fortemente ideologizzato. Per questo dicevo, è quasi emblematico del dualismo conservazione-rinnovamento. Si è relativamente sul filo del rasoio, nel senso che si è un 54% al 46%, con una situazione un po' a macchia di leopardo, perché è vero che la grande divisione è nord e sud, nord repubblicano e sud monarchico, ma ricordiamo che anche al nord ci furono province monarchiche, il cui esito appunto del referendum fu a favore della monarchia. Una di queste, ahimè, lo dico da cuneese, è proprio Una fu Asti, e una, ecco bene, allora, Cuneo con un, Asti un 50 e virgola qualcosetta, sono decimali. Cuneo invece, ahimè, Sabauda arriva al 56%. Noi avevamo anche Valdieri, le case di caccia, quindi i monarchi, Racconigi, voglio dire, c'è tutto un passato di fedeltà. Ma per dire che un'ipotesi di lavoro potrebbe essere questa, ad esempio andare a prendere i giornali dell'epoca e leggere quale dibattito ci fu, come si schierarono i notabili dell'epoca, con quali argomentazioni, quali fratture anche interne ai partiti. Appunto, ricordiamo che la Democrazia Cristiana, mentre alcuni partiti si schierarono chiaramente a favore o della monarchia o della Repubblica, la Democrazia Cristiana lasciò libertà di coscienza, e appunto gli effetti si videro. Quali le argomentazioni, quali fratture si scatenarono all'interno? Dopo il referendum cominciano i lavori della Costituente, in realtà i lavori della Costituente un po' mitizzati, perché almeno per me è sempre stato un periodo di grossa partecipazione, di vivace dibattito. Vi leggo solo quattro righe di Costantino Mortati, uno dei protagonisti della Costituente, che invece dice, descrive il clima della Costituente: indifferenza del paese di fronte all'attività iniziata, mancanza di contatti e scambi di motivi e di ispirazioni tra il popolo e l'assemblea, che si pongono, queste mancanze, quali indici rivelatori di un'ansia profonda di rinnovamento, dalla quale l'opera costituente dovrebbe trarre la sua linfa e la vera garanzia di buona riuscita. Allora, in realtà ci fu un distacco, almeno venne così percepito, tra la Costituente e il pubblico e il popolo. Vi consiglierei, non l'abbiamo messo in bibliografia, ma Riccardo Marchis mi ha suggerito questo testo, che è veramente un piccolo capolavoro, poche righe, poche pagine, di Arturo Carlo Jemolo, che venne scritto nel 1946, prima che iniziassero i lavori della Costituente, riedito nel 1996 con una bella introduzione di Zagrebelsky, che in qualche modo evidenzia quelli che secondo Jemolo avrebbero dovuto essere i temi da affrontare nella Costituzione, nella Costituente. Sembra veramente di ripercorrere oggi quelli che sono i nodi della riforma che di cui si sta parlando. Ad esempio, Costituzione rigida o elastica? Come la si cambia? Monarchia o Repubblica? Una o due Camere? Dibattito quindi già. Il governo, la burocrazia, i prefetti, la magistratura, i partiti politici e il loro ruolo, la libertà dei cittadini, la protezione degli umili. Ecco, un bellissimo libretto che evidenzia i nodi che la Costituente si trovò a dover affrontare. La Costituzione viene approvata, entra in...
Titolo. Ah, titolo. Che cos'è la Costituzione? Arturo Carlo Jemolo, editrice Donzelli, da noi ad esempio in istituto c'è, ma c'è credo in tutti gli istituti storici. Il primo gennaio del 48, e qui mi preme fermarmi un istante, entra in vigore il 7 febbraio del 48, un mese dopo la Corte di Cassazione già ingessa la Costituzione, perché distingue tra norme programmatiche e norme precettizie. Solo le seconde hanno potere di cambiare la legislazione vigente. Questo vuol dire che alcune parti della Costituzione hanno un valore ideale e solo altre vengono attribuite di un valore cogente. Sarà poi solo nel 1956 che questa differenza sarà abolita dalla Corte Costituzionale. Solo due esempi. Uno, il codice Rocco nasce nel 1930, l'ultima riforma definitiva è dell'89. La parità uomo-donna, questa è sotto gli occhi di tutti. Ho citato solo una sentenza della Corte Costituzionale, numero 46 del 61, dove si discuteva, si decideva, si dissertava della legittimità di una sentenza che aveva comminato una pena diversa tra marito e moglie per il reciproco adulterio. La Corte Costituzionale riconosce che non c'è illegittimità, perché la condizione in cui la donna si trova è diversa e diversamente disciplinata. Cioè la Corte Costituzionale ancora nel 61 riconosce una oggettiva differenza di trattamento giuridico tra uomo e donna, e sarà solo nel 68 che questa questione verrà ridiscussa e si dirà no, non è legittimo comminare pene diverse in situazioni. Sarà solo dagli anni 90 che si comincerà non soltanto a dire quali devono essere le condizioni che devono essere abbattute per promuovere la parità uomo-donna, ma si parlerà anche di azioni positive, cioè di come far sì che davvero questa uguaglianza possa diventare reale. Allora, in sintesi, la Costituzione è esempio davvero come testo di aperture fortissime su più fronti, perché abbiamo il tema del sindacato, la legittimità, il diritto sindacale, la promozione della persona, dei diritti, il dovere della solidarietà. Ricordo che nella nostra Costituzione, ma lo sapete meglio di me, la solidarietà non è compito della Caritas o demandata da alcuni soggetti, è dovere di tutti, per cui ciascuno ha, ogni cittadino ha il dovere di curare, e il diritto, i propri interessi privati, ma ha il dovere della solidarietà economica, politica e sociale. Nello stesso tempo però accanto a queste aperture fortissime ci sono chiusure nella sua tradizione. Altro piano di riflessione potrebbe essere quello appunto sul confronto tra Costituzione formale e materiale, e qui di spunti, di esempi, di soggetti collettivi ce ne sarebbero a bizzeffe. Pensiamo appunto all'emancipazione della donna, ancora nel 75 si è a rinnovare il diritto di famiglia e quindi a toccare questa legislazione. Gli operai. Provate a pensare, le commissioni di fabbrica, i consigli di gestione, il piano del lavoro emanato nel 49, grandi istanze di rinnovamento congelate dal potere della Confindustria. Cosa analoga accade nel mondo contadino. Il decreto Gullo del 44, Gullo, deputato comunista, propone una riforma agraria coraggiosa con una ridistribuzione delle terre, anche questa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in realtà viene frenata fortemente dagli agrari. Si parla quindi di una democrazia congelata. Un paio di esempi rapidissimi. Tra il 49 e il 66 la Fiat fa compilare 200.000 schede relative a operai con collaborazione di polizia e carabinieri, quindi non un'indagine interna al limite già sarebbe, ma con la collaborazione delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, forza pubblica che viene spesso schierata in barba a quel che diceva Giolitti a inizio secolo a difesa degli interessi degli industriali. Pensiamo alla legge truffa, il premio di maggioranza, e poi per fortuna non avrà effetto, ma intanto il rischio di una legge truffa e dei suoi effetti c'è stato. Piano Solo, già citato da Renosio prima, nel 64, con i carabinieri, in particolare De Lorenzo, e la complicità di gran parte degli organismi di Stato, che tentano una sorta di rovesciamento del potere.
Piano Solo segna anche un po' la fine di questi tentativi e sarà proprio lì che inizierà l'altro fronte, quello della strategia della tensione, vale a dire passare attraverso altre strade che non sono quelle dei ruoli istituzionali. Fonti, bibliografia è ampia. Citerei soltanto un paio di testi appunto che non sono stati citati ma che potrebbero essere spunto: uno appunto Jemolo, l'altro Nanni Balestrini, bellissimo, Vogliamo tutto, un libro che mi ha folgorato a suo tempo e che dà l'idea proprio di questo contadino che arriva dal sud, entra in fabbrica, la dura, il duro percorso di emancipazione. Le analisi di Pasolini, chi ha voglia di addentrarsi, sono una miniera senza fondo, ma tanti film in particolare presi dalla stagione neorealista, perché lì davvero le storie sono specchio di una situazione. Penso soltanto all'onorevole Angelina, bellissimo, questa donna di borgata che tenta di emanciparsi e di portare con sé nell'emancipazione il proprio quartiere, che in realtà poi deve ritornare alla sua vita quotidiana. Ma pensate Umberto D di De Sica, con questo finale struggente, lui con il cagnolino che si butta sotto il treno e il cagnolino che appunto scappa, lui lo deve inseguire e alla fine troverà appunto in questo legame lo spunto per ricominciare. Il Cammino della Speranza, quanti paralleli tra quei cammini della speranza da sud a nord in Italia ai cammini della speranza oggi, e così via. Credo che davvero potrebbe, Diario di un maestro, capolavoro, anche qua, come la scuola può diventare palestra di emancipazione per i ceti conculcati. Non vado oltre, davvero spazio a ciascuno per lavorare in creatività su un tema che lascia ampi spazi di creatività personale. Grazie.